polemiche pretestuose e senza fondamento che non hanno ragione di esistere. Il segretario provinciale del PD salernitano Nicola Landolfi prova a rompere l'assedio intorno al partito, rispedendo al mittente le accuse che piovono sulle tessere false al circolo di Battipaglia e alla polemica scatenata dalle opposizioni a Salerno che contestano l'utilizzo dei locali comunali per lo svolgimento delle primarie di domenica. È una tempesta in un bicchiere d'acqua perché il tesseramento sarebbe valso per la convenzione del 5 aprile, ma la commissione provinciale per il congresso a Battipaglia e a Sant'Arsenio, sulla base di un ricorso interno al partito, ha annullato le convenzioni, quindi queste tessere non esistono, non c'è da discutere se siano vere o false, semplicemente non ci sono, quando dovevano servire non sono servite. Credo che sia una polemica che viene da fuori, da forze esterne al partito. Dall'opposizione al Comune di Salerno sono arrivate delle critiche per quanto riguarda l'utilizzo di alcuni seggi nelle strutture municipali. Lei che cosa risponde? Ci sarebbe un caso se dovesse fare le primarie il centrodestra e il Comune di Salerno non dovesse concedere le sale comunali. Mi sembra veramente una polemica assolutamente pretestuosa che non rispetta, credo, nemmeno la discussione congressuale di un altro partito. Noi non entriamo nelle vicende altrui, vorremmo essere rispettati dall'opposizione.